Realizziamo un altro quadrato sempre con telaio di Maria Gio in posizione piccola e nel quale faremo un disegno diverso. Quindi procedo sempre a mettere i fili di base, sempre allo stesso modo. Quindi faccio sempre i miei 3 giri di filo e mi sposto da sinistra verso destra. 2, 3. Ecco, qui sono arrivata all'ultimo in fondo. Mi sposto, vedo che devo girare, quindi giro il telaio e faccio sempre i miei 3 giri. 2, 3 giri. 2, 3 giri. 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Qui ho finito. Stacco il gomitolo e terrò sempre la mia guigliata alla quale infilo l'ago. E procedo a chiudere gli incroci. Con questo quadrato chiuderò gli incroci esterni. A questo punto il nostro quadrato con la stella centrale è finito. Lo estraggo, sempre sollevando dal telaio il quadratino. E questo quadrato con stella. Yeah.